Amici di Seili, giorno 2 della Grand Soleil Cup 2023 a Porto Piccolo, giornata strepitosa, c'è un po' di bora ancora anche oggi, l'edizione del cinquantennale del cantiere del Pardo. Oggi una diretta dal mare un po' particolare, invece di raccontarvi la regata vi raccontiamo le sue protagoniste, le barche, e lo facciamo in compagnia di un ospite interessante, importante, Pier Francesco Costagliola. Ciao, buongiorno, Pier Francesco, buongiorno, ciao, che ciao, pensate Paolo, è dealer Grand Soleil del Pardo dal 91. No, dealer diciamo dal 2000. Anzi, dai, tu sei dealer dal 2000, però sei un velista di lungo corso, ne fai tante, sei basato a Cala Galera. Insomma, Pier Francesco oggi è la voce che ci aiuterà ad andare alla scoperta un po' ai segreti, alle storie delle barche. Cominciamo da una prima barca, chiediamo alla regia di Eugenio Catalani di andare a inquadrare. Eccola qui, Hector. Questa ieri l'abbiamo raccontata durante la diretta, è stata protagonista. Ieri tutto l'equipaggio di Hector era vestito in arancione, quindi avevano un impatto cromatico molto interessante sulla regata. È vero, ora si preparano a virare, rallenta un attimo, driver, per favore. Ah no, poggia, quindi seguilo pure. Allora, questo è un Grand Soleil 40. Vi diciamo che questo racconto delle barche noi vogliamo un po' impostarlo così. Vedremo, perché questo è lo spirito della Grand Soleil Cup, no? Ci sono barche datate, diciamo così, che hanno fatto la storia del cantiere, e barche nuove, moderne. Questa è un Grand Soleil 40 davvero ultimo. Chi è il progettista di questa barca? Con quali obiettivi nasce, Pier Francesco? Ma questa barca è un progetto di Matteo Pollico. Mi sembra sia a bordo, Matteo? Mi sembra che sia a bordo, lo vedo che è quello che sta adesso sulla seduto. Sì, è lui, è Matteo. E diciamo che questa qui è una barca progettata appunto da Matteo, è la seconda della gamma piccola che lui progetta, perché come prima barca ha progettato il Grand Soleil 44, che forse dopo vedremo. E niente, nasce con l'obiettivo appunto di continuare sul segmento e sul filo conduttore delle barche performance di Cantiere del Pardo. Ancora un pochettino di più spostata verso il performance, questo modello. Perché poi da anni che abbiamo anche l'altra gamma che è Long Cruiser, quindi ci permettiamo con queste diciamo sterzare e andare ancora un pochettino più verso le performance. E Matteo Pollio ha rappresentato per il cantiere, è una garanzia, esatto, no? Insomma, effettivamente. Esatto. Poi si vede anche qui, insomma, anche come attrezzatura, come vele, insomma, sì, si vede che è pensata, no? Soprattutto per la performance. Per la tua esperienza, un armatore che fa un Grand Soleil 40 pensato per la performance, come vediamo con queste vele, eccetera, anche se non hai i numeri velici, però usa delle vele diverse, per esempio, per andare in crociera, cioè ha proprio due configurazioni diverse, è plausibile un discorso del genere, oppure si fa tutto con lo stesso gioco? Ma Fabio, qui si apre un po' uno scenario che diventa anche un po' soggettivo, no? Ora in questo caso vedo che l'armatore di questa imbarcazione ha un sistema avvolgibile particolare sullo strallo, quindi c'è il Cozero o Genaker. Potrò usare questa vela sia per fare le regate che per usarla in crociera, rotolando appunto sul sistema, che è molto molto comodo. Quindi questo mi stai dicendo che è una personalizzazione, non è di serie. Poi, come vedi, la randa anche è full batte, quindi non è proprio estremizzata per le regate, però è bellissima, e quindi diciamo che all'occhio può sembrare una barca prettamente solo da regata. È il nero che è un po' aggressivo. Esatto. Ma si può usare in tutti e due gli ambiti, dai. Cerchiamo di superarlo un po' e vederlo un po' da prua. Vediamo. Sì, regata che è in crociera. Ora ha messo una bolgifiocchino della Ubi Major, che è un po' particolare, adesso sta andando particolarmente di moda. Sì. E praticamente non ha il solito canotto esploso, pesante, ingombrante, riesce quindi a fare un utilizzo doppio, in questo caso, sia come vedi per la regata. Sì. Ma tornerà utile e comodo anche per la crociera. Il compresso, facciamogli un giro intorno. Dai, questo compresso è quello maggiorato, tra l'altro. Ah, ecco, quello ti volevo dire, quindi di serie ce n'è uno più piccolo. Infatti qui sul campo abbiamo due Grand Soleil 40. Adesso questo qua è quello con il compresso, diciamo, più lungo, che è veramente sporge parecchio. Si vede comunque il piano velico generoso. Qui in questo caso la randa è, diciamo, normale, non è square top. Abbiamo visto delle barche che hanno la randa square topped. È una scelta dell'armatore? Ma qui è un discorso anche particolarmente tecnico, perché la randa che abbiamo visto prima a square top era su un 48, se ricordo bene. Sì, e quel 40, sì, e quel 48 lì non ha un paterazzo lineare singolo sul centro poppa, ma un paterazzo sdoppiato, quindi gli permette di avere un HD, la parte alta della vela, molto importante, e quindi una randa square top. Quindi lo decidi un po' all'inizio. Eh sì, diciamo che il Grand Soleil 40 permette di avere un HD, la parte alta leggermente più ampia, perché ha un notevole crane, cioè la parte alta della testa dell'albero è abbastanza lunga, quindi ti permette, volendo, di fare una randa un po' più forzata. Un paterazzo bello chiaro che si vede qua in questa funzione. Bene, bellissima. Allora siamo partiti bene, siamo partiti con un Grand Soleil moderno, con un Grand Soleil attuale, contemporaneo, per il look, per l'utilizzo,
si vede anche l'equipaggio è contemporaneo, vedete? Ci sono anche delle signore, delle ragazze, si preparano a fare la regata. Bene, adesso andiamo a cercare un'altra barca. Vediamo se passiamo un po' da un'epoca all'altra, vediamo, oppure se restiamo sul contemporaneo. Allora, adesso Pierfrancesco e voi tutti a casa, tutti in piedi, applaudite, perché tutti questa qua è una signora incredibile. Gran Soleil 34. 1973, progetto Finot, che era un rivoluzionario già all'epoca. Su questa barca hanno messo anche quel pozzetto a poppa bellissima. La barca si chiama Venusia, cioè una giovane o un giovane timoniere all'opera, giovanissimo devo dire. Allora, Pierfrancesco, il Gran Soleil 34 è qualcosa di pazzesco. 300 esemplari venduti. Sì, bravo, 300 esemplari venduti, ma all'epoca 300 esemplari venduti, parliamo di quegli anni là. Cioè, detto oggi sarebbe un numero mostruoso, ma riferendoci agli anni 70-80, dammi un po' più di gas, ci avviciniamo. E niente, questa si racconta da sola, è stupenda ancora oggi. Allora, la prima cosa che balza agli occhi del 34 sono le linee che per l'epoca erano, questa poppa larga era impensabile, no? Pensare che siamo ancora ai tempi dello York, quindi grandi slanci, linee strette, cioè aveva già i bumps laterali, quindi davvero un'idea, un concetto di vela futuristico. Finora è diventato uno dei grandi della veloceanica, no? Assolutamente. A disegnare le grandi barche, eccetera. E poi barca tanto usata, tanto apprezzata, perché comunque anche questa già filosofia Gran Soleil all'epoca, no? Cioè crociera e regata, divertimento e agonismo. Fece anche diverse regate, vincendone diverse negli anni, subito nei successivi 2-3 anni di progettazione. Classico armo in testa d'albero che andava di moda all'epoca. Questo Genoa rollabile. Allora. Randa piccolina, Genoa enorme. Devo dire, un equipaggio di giovani, che mi fa pensare che dei tanti Gran Soleil 34 che ancora navigano, sono un'occasione straordinaria, no? Di acquistare una barca a un costo che è qualcosa più di una moto, o più o meno come quello di uno scooterone, no? E divertirsi a fare una stagione, a fare le proprie crociere, a venire a fare una Gran Soleil Cup, quindi effettivamente una cosa. Ecco, voi avete il polso anche di come è un po' il giro, il mercato dell'usato di queste barche? Ma diciamo che questa barca qui si può trovare dai 25.000 ai 40.000 euro, che comunque un poco più di una moto, come hai detto tu, qualcosa forse un pochettino in più, dipende come, diciamo, lo stato di conservazione. Però è ancora veramente apprezzabile. Gli interni? Ecco, hai mai visto una dinette di questa barca? Cioè, è pazzesca, ha un volume nella sala che è difficile trovare su 34 piedi ancora oggi. Ancora oggi, la cabina di poppa famosissima di questa barca con il suo blow. Con la cabina di poppa era una novità. Una novità assoluta. Il famoso blow che poi è diventato una specie di icona, di simbolo del Gran Soleil 34. Lo blow rotondo a poppa, che qui lo vediamo un po' male perché hanno messo questo scalino loro un po' su Venusia, però effettivamente è così. Poi loro hanno messo un'altra cosa moderna che nel 73, quando è nata, non c'era, cioè il per ammainare la randa, no? Per prendere i terzaroli, il sistema, adesso non mi viene il lazy jack. Certo. Però è anche bello vedere che si possono fare modernizzazioni su barche, su grandi classici. Ah, certo, anche il bimini top sopra il timoniere, diciamo che c'ha diversi elementi ormai contemporanei, però la barca ha una genialità incredibile ancora oggi. Ha il suo fascino e il motivo per cui, appunto, quello che dicevi tu prima, cioè può essere ancora accessibile e con la convinzione di comprare comunque un oggetto che è un'icona e allo stesso tempo un brand così importante che sicuramente non... Io credo che sia un po' come posso dire, quasi un simbolo, no? Cioè, nel senso, una barca con cui puoi fare qualunque cosa, guarda adesso che ha preso via, ha gonfiato per benino il Genova, sta accelerando. Avviciniamoci un attimo, Davide. Sì. Hanno a poppa quei contenitori blu che hanno, non si capisce se sono delle piante, dei rametti, c'hanno il giardinetto, che c'hanno? Non si capisce se sono degli ananas, riusciamo a chiedere. No. Non si capisce bene cosa sono, però guarda la scia, guarda esattamente, esatto, guarda l'opera viva, l'opera morta, scusami, la carena, come lavora. L'uscita dallo specchio di poppa. Sembrano delle piante grasse quelle a poppa. Sembrano delle piante grasse. Ragazzi, cosa avete a poppa lì? Le piante. Quelle piante. Siamo curiosi. Esatto. Aloe. Grandi, meravigliosa, complimenti. Hanno una piantagione di aloe sulla poppa, strepitosi, bellissimo. Dai, numero 45, vedremo che risultato otterrà a fine della regata. Bellissimo, bravi, bene. Siamo passati quindi dal Gran Soleil 40 di Polli contemporaneo, nato, esatto, a uno dei
delle pietre miliari proprio della storia del cantiere, il Grand Soleil 34. Chissà cosa ci riserverà la prossima barca. Vediamo, scopriamolo subito. Adesso siamo, Pierfrancesco, su un altro best seller pazzesco. Esatto. Mi viene quasi la pelle d'oca, Grand Soleil 39. Ma il primo già Grand Soleil 39, Alain Jezequel il progettista, poi c'è stato un nuovo Grand Soleil 39, mi sembra, sì, no? Recente. Avuto negli anni più però recenti, questo però, è quello, sì. Arte 300 barche, forse anche più. Questo poco più di 300 barche, sì. Seguiamo. Questo tra l'altro è un modello che ha stabilito un record che è durato anni e anni e anni come barca più venduta in assoluto nella prima gamma. Che qualcuno lo battesse, speriamo di raccontarlo dopo. Dopo raccontiamo, sì, sì. Seguiamo. Però per anni ha mantenuto il record di vendite. Che dire, questa è una barca che anche questa ha fatto storia. Diciamo che è una barca che ha fatto storia e che anche il fare storia consiste sempre nel fatto che c'era qualcosa di innovativo, no? Di innovativo ma visionario che restava poi nel tempo, perché qua in questo caso abbiamo visto l'impostazione del pozzetto, l'impostazione del diciamo il paraspruzzo laterale del pozzetto, quella linea blu. Diciamo che, tutta la tuca col paraonda, capisci? Che parte da prua e il paraonda finale che arriva fino a poppa, esatto. Girando quasi sul giro di poppa, vedi? La barca è protetta dalle onde e dal mare, esatto. Che possono salire sul piano di coperta, e questa diciamo che è stata forse la prima barca che ha avuto diciamo questa tuga con questa soluzione, no? Esattamente, quindi in questo diciamo innovare sia nelle linee d'acqua ma in questo caso anche molto nelle linee di coperta sta il fatto che poi il pubblico ha apprezzato utilizzando la barca, e quindi poi il passaparola, quando una barca è venduta tanto diciamo che è quasi inequivocabile, cioè il successo lo decreta il pubblico, non certo il marketing o altre cose, no? Credo più di 300, mi pare, di esemplari. Più di 300 esemplari, niente, questa ha degli interni incredibili in Tech Massello, ancora oggi se entri dentro rimani allibito dalla ricchezza dei materiali utilizzati all'epoca e che sono ancora oggi lì dentro perfettamente conservati. Esatto. Cioè a meno che qualche armatore, ma poi sai, è difficile, i nostri armatori di solito sono precisini e tengono le loro barche. Se ci pensi, questa barca adesso non sappiamo di che anno sarà, però 85, guarda come sta, lì, certo, 1985, certo. Guarda com'è pulita, la carena, la verniciatura, la coperta, tenuta. Esatto. Cioè la parte più, tra virgolette, datata sono le vele in questo momento. Sì, esatto. Però basterebbe, no? Diciamo che il 39 poi, Fabio, vedendolo dentro, è una barca che ricorda diciamo l'architettura design interna delle barche attuali, perché comunque ha il suo tavolo da carteggio, il 34 che abbiamo visto prima, che era la prima prodotta, ha una dinette particolare dai volumi incredibili, però diciamo era una barca di un'epoca, no? Questa diciamo che se vogliamo rappresenta un anche po'. Anche la larghezza al baglio massimo, generosissima al centro barca, appunto per una dinette molto importante. Poi senti francamente l'eleganza, io ti devo è dire la verità. Cioè, assolutamente, elegantissima, anche questa armata in testa d'albero, con un Genova potentissimo, perché ancora all'epoca insomma gli armi erano fatti in questo modo. Allora, si prepara la regata, perché vedete che intorno si sta animando la situazione, tra poco daranno i segnali, la regata anche oggi è un quadrilatero, però noi, come vi abbiamo detto, più che la regata, che comunque insomma, in qualche modo vi racconteremo, vi vogliamo raccontare le barche. Siamo già a quota 3, ne abbiamo viste 3, adesso andiamo a cercare, speriamo di trovare il vero best seller della storia del cantiere. Andiamo a vedere. Questa barca inquadrata, adesso siamo a un minuto e mezzo dalla partenza, quindi seguiremo questa barca mentre c'è la partenza, sarà bellissimo. È un Grand Soleil 40 disegnato da Massimo Paperini ed è in assoluto la barca del cantiere del Pardo, un minuto al via. La più venduta della storia, sono un po' lontani, sì. Sulla partenza non brilleranno, però noi siamo contenti perché gli andiamo meglio, vicini, sì, e sì, li possiamo, sì, raccontare. Stanno preparando tutti Spinnaker, Jennaker, perché si parte di poppa come la barcolana, bellissimo. Allora, questa è la barca dei record, Pierfrancesco. Sì, questa è ancora oggi la barca più venduta, non esiste barca a vela prodotta dal cantiere del Pardo che abbia dei numeri di vendita superiori alla Grand Soleil 40. Ma secondo te perché? Massimo Paperini. No, sì. No, fermo qui, facciamolo passare, perché lui ci sfila e va sulla linea, capito? Anzi, sì, parte pure bene il sito. Vai un pochettino più a destra, stai un pochettino più a destra. Loro vanno secondo me parte pure bene, sì. Parte pure bene. Senti, secondo te perché questa barca è risultata la barca più venduta della storia del cantiere? Ma guarda, Fabio, io ti posso dire che la barca è stupenda, ti posso dire che ha delle linee d'acqua meravigliose, ti posso dire che è velocissima.
Ti posso dire che ha degli interni. Posso dire che parte prima. Parte anche prima, pensavo che partisse ultima, invece è partita molto bene. Partita benissimo. Però senza spi, senza Genna, che esatto, vedo che gli altri hanno messo tutti le vele un po' da poppa. Io ricordo. Che partenza, sembra una barcolana, guarda che bello, una piccola barcolanina bellissima, targata Gran Solè. Oh, c'è uno spinna che è messo male là. Qualcuno ha fatto. Alla fine pensavo partisse male, guarda come è partito bene, Papillon. Partito Papillon. Papillon, che poi Paperini, Papillon, le iniziali sono quelle. Allora, adesso noi chiaramente, Pierfrancesco, andiamo un attimino, torniamo su quella barca, seguiamo Papillon col nostro driver, bravissimo. Intanto è partito Savà, è partito col Gennacherone alla grandissima. Mamma mia, no, Savà mi sa che è un 48. Savà è un 48, mi sa. Il 58 sono due, sono Forever e No Name, che stanno a centrolinea. No Name è quello con lo Spinnaker che col Genna che... Sì. Adesso un attimo stiamo inquadrando tutta la flotta, poi dopo vi spieghiamo meglio il tutto. È 44, comunque. 44, Savà, sì, Savà è un 44 che ha preso il via di tutti. Guarda che bello il controluce con Spinnaker, Genna, che qui poi anche in questo c'è un po' la storia. Guarda. Allora, se poco poco va un po' indietro ancora Eugenio Catalani con la telecamera verso la poppa, c'è questi che stanno tirando il Jennaker con la calza, guarda, 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 quindi proprio situazioni da crociera. Poi ce n'è un altro che sta aprendo col frullone, un Coziro Jennaker, vabbè, bellissimo. Torniamo sul nostro Canzone del 40 col nostro timoniere che se la diverte alla grande, senza problemi, lui è uno dei primi adesso. Grande Genova, guarda, se ne frega. Allora, dicevamo, i motivi del successo. Ma i motivi del successo, fu un progetto innovativo, cioè questa barca qui ricorda ancora quando uscì fuori dal cantiere del Pardo, i primi modelli. Guardare questa barca appena uscita fuori da uno stampo, appena lì in pronta consegna, pronta e finita in acqua, niente Fabio, bastava guardarla e ti rendevi conto che avevi di fronte un oggetto completamente nuovo e rivoluzionario. Il taglio sul dritto di prua, che oggi comunque ha ancora un po' di aggetto, ma all'epoca questa prua era verticale, era verticale, perché erano tutte barche all'epoca, avevano uno slancio incredibile, no? E poi niente, dentro bellissima la cucina murata, la versione poteva essere tre cabine, due bagni, un bagno solo. Aveva una sorta di mashup di soluzioni dalle linee di carena eccezionali. Poi una barca che ha vinto sai quanti titoli mondiali, europei, italiani. Lì è entrato tra i motivi di essere un best seller, è entrato anche il fatto che era vincente. Ma guarda, no? Credo che l'anno scorso ha vinto la 151. E la poppa, anche la poppa. E la poppa innovativa, assolutamente. Di grande novità. Sì, modernissima, anche questa abbastanza verticale, col suo gradino comodo e la scalina per fare il bagno. Quindi questa di che anno sarà? Il progetto credo che è intorno al 99-2000. Poi diciamo che il cantiere ha iniziato a produrne, a venderne tantissime, 2001-2002, è partita fortissimo con la vendita. E fino al 2004-2005, 2006 sì, forse qualche ultimo modello. Allora Pierfrancesco, guarda che bella la scena di Savà che è andata via. Savà proprio sembra di se ne va. Moderna con l'asimmetrico. Con inseguita dai 258, che come succede pure alla barcolana, quelli grossi non è detto che partano subito, ma tanto poi recuperano immediatamente. E poi nel resto guarda che scena, guarda che meraviglia. Questo è un altro 40, questo col Gennacherone azzurro bellissimo, questo celeste. Sai che questa qui dovrebbe essere la 40, una delle 40, una di quelle che dobbiamo fare ancora. Perché ne abbiamo nell'elenco. Esatto. Allora noi adesso il nostro driver Davide, che è bravissimo, gli chiediamo di rallentare un po' e di affiancare questa barca col Gennacher azzurro. E noi adesso la avviciniamo, vediamo un po' il nome, vediamo il numero, se effettivamente è una di quelle che... Sì, perché abbiamo il 40 e il 44 prodotti da Matteo Polli, ridisegnati da Matteo Polli, scusami, esatto, che si assomigliano tantissimo. 40 l'avevamo fatto prima. Il 40 l'abbiamo già fatto, dobbiamo fare il 40, questo è di nuovo il 40, vedi? Però sì, no, questo bello. È sempre Hector, li abbiamo fatti prima, abbiamo fatto il bis di Hector perché l'omaggio meritava, però perché questo genere... Esatto, merita. Mamma mia. L'asimmetrico, spinto bene, vediamo un attimino come... Non male, non male davvero. Non fatto, che sì. Meraviglia. Vabbè, andiamo a cercare un'altra delle nostre barche mentre guardatevi lo spettacolo. Guarda qui, facciamo un giro un po' dell'orizzonte verso Trieste in questa giornatina di... Certo, ci sono anche i Pardo e i Vandacci che sono la costola motoristica del cantiere nei suoi 50 anni. Questa scena bellissima, Pierfrancesco, ci introduce al Gran Solè 44.
con il sorpasso sottovento di un vecchio glorioso che credo sia 39, dove stanno tutti super comodi, bellissimi, forse sono proprio quelli che avevamo fatto in precedenza, non sono sicuro. Comunque questo è il Gran Soleil 30, credo. Ah, Stefano Guaggiotti, grande Guaggiotti, che salutiamo. E invece su questo 3 Topi 44 abbiamo un Bimini con i pannelli solari, che è proprio la dichiarazione ufficiale di andare in crociera al massimo della comodità e della... Dichiarazione ufficiale, che questa non è proprio una regata da super coltello tra denti. Però che barca, porca miseria. Bellissima. Tra l'altro guarda la battagliola con la rete, evidentemente ci sono dei bambini a un bordo. Bambino cagnolini, certo. E sempre questo qui è il primo progetto di Matteo Polli per il cantiere del Pardo. Non vorrei sbagliarmi, ma mi ricordo bene, sì. E anche questa qui è una barca di enorme successo, anche a livello, soprattutto sia a livello croceristico che di vendite, ma anche a livello regate, perché ha vinto subito, pronti via, due mondiali orca assoluti consecutivi. Due. Come si chiamava la barca? La barca si chiamava Amatore. Vabbè, comunque insomma lo ritroveremo. Tanto mi ricordo bene il nome. Per certo chi ci segue li sa questi nomi. Adesso noi siamo qui talmente presi dal gesto. Mi ha colto in castagna, perché è una barca che ho curato anch'io personalmente, ma adesso c'è il nome sulla lingua e non mi scusa. Senti, Davide, riusciamo a stargli proprio a prendere la sua scia? Così lo vediamo proprio di poppa, anche essenzia, per vedere le linee. Essenzia, bravo, essenzia. Bravo. Allora, molto doppia bello. Timoneria, guarda, un pozzetto che aveva l'ergonomia per far manovrare intorno al timoniere, e poi una parte di pozzetto più dedicata agli ospiti, se vogliamo. Cioè la parte esterna larghissima. Seguiamolo alla sua velocità. C'ha un baglio massimo, chiude ancora, dal baglio massimo verso poppa, è uno scafo che ancora chiude, non viene dietro proprio parallelo, però lascia comunque una larghezza importantissima a poppa e una fruibilità di calpestio sul piano di coperta in tutta la zona di poppa intorno alla timoneria, nel giro del tavolo. Questi addirittura hanno ancora, vedi, tree top, ancora il tavolo pozzetto montato in tech. È vero, è quello vero. Quello si smonta con uno, due, tre, con quattro bulloni, facile, si sbida, non si può togliere. Allora cerchiamo di avvicinarlo e di metterci alla sua destra, così da vedere un po', visto che sono sbandati, vediamo un po' le linee di coperta. Adesso il stanno cercando di salire bene a sinistra, quindi orzando un po', stanno mettendo un po' in sofferenza, vedi, sono proprio... Stanno stressando l'attrezzatura, però per fare rotta verso la boa, esatto. E cercare di salire un po' e recuperare. In questo momento sono nella top 10 della regata, ci sono i 258, c'è Savà, c'è Forever. Ecco, adesso li rivediamo un po' com'erano. Magari facendoli sfilare un po'. Andiamo più avanti anche, sì, andiamo un po' più avanti. Un'altra cosa, Francesco, Pier Francesco, che nel disegno innovava, e che non parliamo di linee d'acqua, è la parte finale della tuga verso il pozzetto, leggermente ripiegata in avanti con quei due grossi oblò, che praticamente quello dove dà? Danno sulle cabine di poppa. Parli della parte della centrale, queste no della laterali. Parte della tuga, quando tu ti appoggi sul pozzetto, quando tu ti appoggi, esatto, sul pozzetto, hai due finestre che vanno nelle due cabine di poppa. Esatto. Adesso se lo facciamo sfilare, Davide, facciamoci sorpassare. Sì. Anche qui guarda il passaggio sull'onda, è bellissimo, è meraviglioso, guarda come si appoggia, che poi la caratteristica dei progetti di Matteo Polli è appunto una forma, ecco, sullo, vedi la sullo specchio che è svasata, esatto, con le due finestre. Vedi adesso l'uscita a poppa di questa svasatura. Vediamolo. Ogni tanto tende proprio ad appoggiarsi bene sull'onda, e questo caratterizza proprio questo scafo. Altra, guarda, cosa, loro sono adesso, loro sono in 6 a bordo, no? Però comunque sono barche pensate per fare, volendo, anche le regate, ma anche per andare per andare in crociera in pochi, no? Quindi sono gestibili da equipaggi ridotti. Easy sail, assolutamente. Sono barche che armate appunto con una bella randa, un incettino elettrico, un lazy jack. Lui ce l'ha il lazy jack, vedi, l'ha tutto un po' ripiegato intorno al popa, però come dire, regata, non l'ha neanche levato, ce l'ha pronto, perché... Lo tiene lì pronto all'uso. E poi con un fiocco autovirante, perché questa barca qui, tra l'altro, adesso sta regatando molto bene, in maniera molto sportiva, con un asimmetrico importante. Forse avrà un pizzico di difficoltà dovendo bolinare, perché ha un fiocco autovirante, vedi che ancora loro se ne sono fregati. Anche ieri esatto, però è comodissimo. Fiocco autovirante, veramente easy sail. Il discorso tuo di prima dell'easy sail, quando è una randa facilmente gestibile, a quel punto il fiocco autovirante diventa divertente, rilassante, senza pochissimi sforzi, dai. L'ultima cosa, gli oblò sulla fiancata, no? Che sono un altro tratto un po' distintivo, che si fanno notare queste barche
quando le incontri nei porti o per mare? Sì, ne abbiamo tre in linea, nel caso del 44, diciamo che due sono dedicati destra e sinistra alla cabina di prua e due quattro sono dedicati alla dinette. E dal punto di vista sempre della crociera, il sistema dell'ancora e il salpancore integrati in qualche modo con il bompresso, che in questo caso è meno lungo del 40 che vedevamo prima, no? Sì, c'è due versioni anche sul 44, c'è una versione chiamiamola standard che è questa, sempre integrato insieme al musone che sostiene il movimento dell'ancora, e la versione con il bompresso un pochettino più lungo, ma la meccanica sotto non cambia, rimane esatto, la stessa, sì. Solidissima. Perché il sistema è fisso del musone, poi ricoperto in maniera ben fatta dal... integrato dentro la definizione. Sarà un caso, però io devo dire che fino adesso a questa Gran Soleil Cup non ho visto un equipaggio che non avesse a bordo almeno due o tre ragazze, elementi femminili. Sì. Secondo me forse fa parte del concetto che abbiamo ripetuto già dalla sera della festa dei 50 anni, cioè che sono barche che sono devote alla bellezza e quindi automaticamente l'elemento femminile, poi le barche sono al femminile, si declinano al femminile, i nomi delle barche sono al femminile, beh, questo di nome Tre Topi 44 proprio stendiamo diciamo, non lo commentiamo, però io l'ho chiamata Tre Toppe prima, ho preferito. va bene scherzavo, chissà scherzavo. Quale sarà la prossima barca, vi lascio e ci lasciamo col punto interrogativo, andiamo a cercare. Adesso siamo a fianco di una delle ammiraglie di questa Gran Soleil Cup, attenzione che si preparano a orzare perché vanno verso la boa, siamo vicini alla boa, guardate che bell'equipaggio, questo è Forever ed è un Gran Soleil 58, disegno Umberto Felci. Esatto, questo è il 58 di Felci, barca che ha già qualche anno, eppure guardandola uno potrebbe pensare che è una barca nata da pochissimo, è ancora bellissima, ancora attuale. Calca diciamo ancora le linee delle barche che abbiamo visto fino adesso, le più moderne ovviamente, mi riferisco come la 44, come la 40 appena nata, cioè queste poppe piatte aperte con degli spazi e delle furbilità molto molto importanti, poi su 58 capite anche voi che le misure aiutano, ma l'eleganza, la bellezza, la sportività di questa barca, nonostante ripeto che non sia un progetto ormai freschissimo, è pazzesco, sembra ancora una barca veramente. Senti, nata. Ma ti voglio fare una domanda da dealer, che quindi diciamo sei un addetto ai lavori del cantiere del Pardo. Guardate anche da qui, si prepara la manovra. Tra l'altro, esatto, bella manovra, vedremo la manovra perché siamo vicino alla boa, quindi tra poco loro stanno issando il fiocco e poi ammaineranno il Genna, che quindi ci godiamo la scena. Tra l'altro sono i terzi in reale in questa regata. Sì. Allora, dicevo, quando il cantiere, che ha avuto tanti progettisti, no? Sì. Si guarda intorno, sceglie, decide un progettista, le linee guida che dà il progettista comprendono anche il fatto di mantenere certi concetti base, proprio che sono il DNA del cantiere, e come si verifica che il progettista, con tutta la sua creatività, mantenga un po' fede a questo impegno, a questi binari? Ma questa Fabio, con tutto il rispetto, è una domanda che dovremmo fare al nostro responsabile, datore del prodotto, che è Gigi, che è bravissimo, no? Però, i servidati, insomma, che abbiamo intervistato ieri insieme a Fabio Planamento. Esatto. Però insomma va da sé che la filosofia... Occhio all'ammainata, guardiamola un po', ci stanno ammainando proprio, siamo vicinissimi a loro, quindi immagini splendide. Ammainata quasi perfetta, direi perfetta, solo un millimetro di acqua ha toccato, un millimetro di vela ha toccato l'acqua. Ecco che viene ingurgitato il Genna Cherone dall'equipaggio, sono tutti vestiti bene, uguali, con la loro divisa grigia, maglietta grigia con la F di Forever. Ecco qua, anche buon coordinamento tra drizzista e prodieri che dovevano ammainare. È rimasta ancora un pelino di vela da tirar dentro. Sì, diciamo, hanno girato il 50, hanno girato No Name e Atiris, che tra l'altro Atiris è una delle barche, facciamo uno spoiler di noi stessi, è una delle barche, forse una delle ultime che dovremmo andare a vedere in questo commento. Però dal punto di vista invece della regata, non riesco a uscire dall'idea di telecronaca, hanno un po' sbagliato la rotta, loro sono stati troppo poggiati e adesso guarda quanta strada devono fare, quasi di bolina, per andare a recuperare, e vengono superati da un'altra barca, vedi che sono superati credo che sia un altro... GS44 di Bolli, sì. E quindi vedi, bisogna sempre
stare attenti a tutti i particolari. Sono stati più veloci ma hanno fatto più strada, quindi di conseguenza hanno perso terreno sulla 44 che adesso li gira davanti come terza. Sì. Esatto, che è Sava. Guarda la flotta. E adesso chiediamo, esatto, infatti volevo fare dare un occhio, una bella visione generale con la flotta in lontananza, si vede anche quell'incavo di Porto Piccolo ricavato dove c'è il porto da vicino a Sistiana. Come si chiamano i monti dietro a Sistiana, Davide? Tutta quella parte lì è slovena, eh? Esatto, si vede la Slovenia, che è il Carso, quello? Sì, il Carso, quello è il Carso sloveno. Bellissimo, c'è una... il castello di Duino. Sistiana, Monfalcone. Certo, poi Grado, c'è la riserva naturale. Bellissimo, bellissimo. Allora, noi praticamente, attenzione adesso, guarda che facevano la stessa rotta di Savà e hanno dovuto poggiare. Perché loro sono arrivati lanciati, che avevano sbagliato. Hanno perso un cappellino su Savà, mannaggia. Glielo prendiamo noi se riusciamo. E guarda, ci passiamo vicino adesso. Dov'è? E loro hanno poggiato. Lo vedo, eh? Sì, adesso io lo vedo. Bello, bello. Andiamo a vedere quale barca ci andiamo a riprendere, però intanto se... riusciamo con Eugenio Catalani a vedere un po' di manovre proprio alle nostre spalle, perché c'è un bel gruppetto di barche. Giriamo la prua un po' verso la boa 4 che sta arrivando, e poi quello che gira adesso è un botin, è un botin, altro progettista del cantiere, assolutamente. Sì, quella è una barca veramente straordinaria, una barca non ha delle velocità di punta assolute incredibili, ma è una velocità media particolarmente elevata. E poi dopo il moderno, pensate che è un altro 42 o 44. 44 ancora. Un altro 44, sì. E c'è, guarda quel passa adesso, il 52, tutti vestiti. Maya. German Frers, famosissima. Mamma mia. Potentissima imbarcazione, guarda che bella. Tutti vestiti di rosso, guarda che belli. Ma poi l'eleganza delle linee di German Frers, pazzesco, da togliere il respiro. Certe volte adesso se sta inquadrando vedi proprio il cambio epocale, no? Sì, guarda, se ne vedono due, guarda. Sì. Il 44, ma no. 44 o 42 44. No, questo è Gran Sasso 44 e 52 e comunque classico, bello. Adesso con il Genovone sta prendendo passo. Cioè, nonostante la differenza progettuale, sono entrambe belle. E dietro Elka, quella gialla, è un 50, perché ieri lo vedevamo, perché hanno sempre fatto la regata insieme a Maya, e dicevamo erano davanti finché non hanno strappato un Genoa, questi di Elka, bellissimi, guarda come giallo. Abbiamo detto albero giallo, boma giallo, barca gialla, c'hanno pure uno spi giallo, quindi proprio che scena, guarda che bello, tutti di Bolina che vanno, la poppa slanciata sia del 50 che del 52, anche il 50 è German Frère, credo, no? È vero Pierfrancesco? Il 50 non credo che sia di Frère. Però a vedere la poppa sembra proprio, cioè sembrano uguali, Maya e Elka, va bene. Abbiamo ancora un altro 44. Questo l'abbiamo fatto prima, questo è Hector, mi sa, no? Hector è un 40. No. Grazie anche che mi sbaglio, attenzione. Sì, questo è 40. No, è tre topi 44, quello che abbiamo seguito prima. Stanno arrivando tutti e noi... avevamo detto di fare, non proprio la diretta, ma di fare barca per barca. Però come si fa? Come si fa a non commentare un passaggio di boa affollato con tutte le barche, con la loro diversità, con tutte le... cioè con la storia che rappresentano, no? Cioè come fai? Diciamo che adesso pure con 55-60 barche rischiamo di fare un po'... Sì, questo è un botino. No, ma adesso ci fermiamo e andiamo a riprendere le ultime due. Queste che 40, queste 40 di Matteo. Il numero 27 sulla prua. Questo che vedete con Mauro Pellaschiera al timone, che dico, ve lo confesso, ci ha mandato a quel paese pochi istanti fa, giustamente ce lo siamo meritato, perché avviciniamoci un po' Davide e seguiamolo alla sua velocità, al solito mettiamoci al suo lasco, diciamo così, avviciniamoci. Allora, Mauro Pellaschiera al timone, questa è Elisir, ieri siamo stati a visitarli anche a bordo nel dopo regata, un'intervista bellissima con Mauro, l'armatore Roberto Cabrini e lo youtuber Malloru che era a bordo con loro. Insomma, interessante, però noi stiamo parlando di barche, Pierfrancesco Costagliola, questo è il Gran Soleil 42 di German Frère. Questo è il famoso 42 di Frère, sì, era una gamma appunto fatta da German Frère, era family feeling, no? C'era il 42, il 45 e il 52. Adesso io non voglio fare chiacchiere da banchina, però... questa linea, se uno sta un po' sopra pensiero, no? E vede questa barca,
potrebbe dire di prima acchito, dicevo, oh, guarda, uno Swan. No? Ecco, no, apposta dico, siccome all'epoca stiamo facendo ragionamenti e non c'è. Io ero un ragazzino, ma si parlava appunto, ci chiamavano un po' spaghetti Swan, questa è un po' la verità, perché però... comunque c'era un richiamo un po' a queste due imbarcazioni, questo cantiere famosissimo Nautor e Swan e il cantiere altrettanto famoso per quanto riguarda l'Italia, che era Gran Soleil, le cantiere del Parco, con queste barche si assomigliavano molto. Molto, si assomigliavano molto, la banda blu, il pozzetto. Anche nelle linee, il pozzetto, nell'ergonomia. La poppa, anche la poppa con quella svasatura nella parte alta che si raccorda poi alla fiancata. Ma anche gli interni, cioè diciamo le barche che andavano di moda e che sul mercato erano richieste in quel periodo avevano... L'armatore Roberto Cabrini ha cazzato il paterazzo su ordine di... Di Mauro Pellaschier, che è ancora incazzato, ancora arrabbiatissimo. Mauro, allora lui si è arrabbiato per due ragioni: primo, perché nel giro di boa molto affollato, lui l'ha fatto splendido, si è conquistato un interno e un sopravento sugli altri, ha superato un paio di barche. Sta combattendo con Botin, Botin 37, cioè ora con tutto l'incrocio. E poi seguiamolo sempre, Davide, anche sulla sua poppa. E poi ha dovuto virare perché c'era un problema. Però scusatemi, ho fatto una gaffa, quello non è un Botin 37, quello è un Botin Open Transom 43, quella barca stupenda. Rock and Glass, il sagolo. Dicevo che Mauro è arrabbiato perché poi ha dovuto fare una virata, uno stocchetto, per consentire meglio di finire la manovra a prua dopo la mainata dello Spi. Quindi un po' questo. E in più, in ultima analisi, alla fine noi siamo passati un po' davanti e quindi alla fine l'improperio finale ce lo siamo beccato. Ma noi da Mauro accettiamo qualunque cosa, questo bisogna dire la verità, dall'icona della vela italiana. Senti, quanti Gran Soleil 42 German Frère, diciamo, di questa... Guarda che bel piano velico, che belle vele, tutto molto ben settato. D'altra parte Mauro su una barca che non è perfetta, quasi perfetta, non ci sale nemmeno. Ah, beh, immagino proprio di no, oppure se non è perfetta... Adesso il numero del 42, sono sincero Fabio, non me lo ricordo. Era un periodo poi che il mercato non era proprio super fiorente, no? In quegli anni là. Però insomma ne sono state vendute tante, perché io personalmente ne ho gestite almeno 7-8 di queste barche qua, nella zona di cui mi occupo, e sai bene qual è. Certo. E quindi diciamo, l'Argentario, Calagalera, nel Tirreno, Roma, sì, Firenze, sì, assolutamente. E nel corso degli anni ho messo mano per fare dei lavorini di gestione, di manutenzione su tante di queste imbarcazioni. È una barca che probabilmente nella fascia adriatico ha riscosso ancora più successo. Sì, penso di sì. Secondo me nell'adriatico di queste imbarcazioni ce ne stanno ancora di più. E che dire, guarda che bella, ma poi io non sapevo che era di Roberto, la tiene benissimo, si vede da qui, perfetta. Semplicemente perfetta, siamo saliti a bordo e lucida, proprio scrocchia. Ah, poi quegli interni che richiamano un po' lo stesso... Gli interni di cui abbiamo parlato prima, no? Quando parlavamo degli interni fatti in Tech Mastello, ancora proprio pieni, con tutte quelle raggiature ricchissime, quelle barche all'epoca che andavano di moda in quel modo, no? Oggi se vediamo la barca del genere, uso dire, no, sembra un po' una baita di montagna, però all'epoca andavano di moda in questo modo qua. Adesso c'era una piacevolezza, un calore di vivere a bordo con quel tipo. Sono ancora bellissime. Le puoi chiamare pure baita di montagna, però certe moderne sono ville di design invece, no? C'è di tutto. Luce, sì. Guarda le linee, adesso siamo passati sopra vento e vediamo meglio le linee d'acqua, sia la parte dell'opera viva, sia la fiancata. Ci saluta l'equipaggio. Anche oggi c'è Emaloru a bordo, sai che c'è lo youtuber, no? Il ragazzo col cappellino. Col cappellino al contrario, quello seduto, uno dei tre, quello di destra dei tre che sono seduti sulla fiancata. E effettivamente ci siamo meritati la parolaccia di Mauro, ce la siamo presa con piacere, da Mauro accettiamo tutto. Lui resta concentrato però, guardalo lì proprio, non c'è da retta, guarda che bella. C'è quella carina, ben pulita, guarda. Va bene. Allora, quale sarà la prossima barca? Penso che ne sia rimasta una sicuramente. Un pochettino verso sinistra. Andiamo via. Allora, Madonna, che passaggio dell'onda pure qui. Siamo rimasti, ce ne manca una di sicuro, che è il 48 Atiris. Ah, il 48 Atiris, adesso bisogna inseguirlo un po'. E adesso andiamo a cercare lei e poi forse qualche altra... Boh, vedremo. Comunque abbiamo quasi finito, la regata è splendida. E siamo estasiati. Siamo a fianco di Sagola, che è un Gran Soleil 39 progetto Maletto. Claudio Maletto. Era a cena l'altra sera pure lui. C'erano tutti i progettisti. Seguiamolo, sì. Davide.
Questa è una barca particolare, sì, qui forse la spinta alla parte regata ha prevalso un po'. Sì, devo dire di sì. Claudio ha fatto, Maletto come progettista ha fatto questa barca qui per conto del cantiere del Pardo. È 39 molto molto spinto nei volumi, gli interni sono, è un 39 vero. Delle volte noi tendiamo a fare un 40 che magari è un 41, sì. Un 39 che magari è un 40, questo invece è veramente un 39. Facciamolo scorrere un po', passiamogli a poppa e andiamogli sotto vento, così vediamo anche la coperta. Ci ha fatto il 39 e ha fatto il 43. E le barche di Claudio sono barche sportivissime. Si vede. Sempre con i loro interni, da crociera, sempre la solita, diciamo, impostazione del cantiere del Pardo, quindi imbarcazioni che si possono godere e usufruire sia sui campi di regata, come vedete questa che è super preparata, addirittura i portelli a poppa alleggeriti, fatti in composito, credo in vetro. Insomma, si vede l'albero, credo che sia un albero addirittura in carbonio, anzi sicuramente questo è un King Mast, sì. Questo è un albero in carbonio, infatti. Insomma, questa è una barca, vedete anche il fiocco con i tweeter, ritira dentro per addirittura cercare di buttare il fiocco, sì. Ancora più interno per riuscire a fare più prua. Armata nel particolare, nel dettaglio, armata da regata nel dettaglio. Esatto, e le barche di Maletto, che è il 39 e il 43, ha fatto anche in 43, sono particolari, diciamo, strizzano ancora un pochettino di più l'occhio verso la performance. Certo. Ok. E poi che dire, la barca è bellissima. Quando siamo passati vicino a loro per salutarli, prima di iniziare poi il commento, loro hanno detto è la più bella. Ah, sì, le ragazze. Hanno tenuto. Sono delle ragazze carine a bordo, molto però, simpatiche. Però d'altra parte, allora, è molto brave tra l'altro. È pure giusto che ognuno dica della sua barca che la sua barca è la più bella. Assolutamente. E visto che abbiamo parlato tanto di bellezza fin dalla gala dinner dei 50 anni del cantiere del Pardo, in cui si è parlato d'arte, veramente di cultura, di Made in Italy, ci sta questo fatto della bellezza. Bene, questa è molto curata nel dettaglio della sportività, si vede allora, facilmente. Riassumendo, abbiamo fatto già quasi 10 barche, quelle che ci eravamo ripromessi, ne manca una e da quello che vediamo la regata sta nel secondo lato, che è un lato di bollina larga che porta una boa verso Trieste, diciamo così, verso forse un po' verso il Castello Miramare, verso Barcola quasi, non so bene dove sarà, era dove era posizionata ieri la prima boa, perché è un giro come ieri ma al contrario questo di oggi praticamente, quindi è probabile che noi ci convenga aspettare le barche verso l'arrivo, nell'ultimo lato, quindi dopo che hanno passato quella boa che adesso per noi è obiettivamente troppo distante, quindi noi vi finiremo di raccontare la regata e soprattutto, se si vede un attimo... Torniamo indietro per chiudere questa parte finale. Mura dritta. Stanno bordeggiando. Si vede che il vento ha girato a sinistra e quindi non era più bollina larga, ma per fare quella boa bisogna fare una scelta di bordeggio. Si è divisa la flotta, vedi? C'è proprio una flotta, mezza flotta per intero che naviga verso destra. E l'altra si è divisa, ma si riunirà poi stasera quando c'è la cerimonia di premiazione che chiude la Gran Sorella. Andiamo a vedere. Eccolo, Pierfrancesco, siamo su Atiris. Bellissima. Che è anche in testa. Allora, questo è... il Gran Soleil 48, quindi siamo tornati alla contemporaneità. Atiris ieri ha sfiorato l'impresa di battere i 2.58, adesso è davanti ai 2.58. Oggi sì. Siamo in prossimità della boa, quindi vedremo probabilmente una manovra, ci godremo questa manovra di Atiris che sta appoggiando decisamente. Senti, questa barca di chi è? Chi è il progettista? Il progetto è di Lo Stuzzi, che è a bordo. Marco Lo Stuzzi, che dovrebbe essere a bordo, sì. La barca è un 48 fantastico. Questa è la barca di Sergio Tacchea, un armatore a noi molto, molto affezionato. Ha già avuto altri Gran Soleil in passato, un regatante esperto. Allora, stanno vinto ci chiedevamo se avrebbero issato qualcosa. È un po' zero. Credo di sì, perché non lo so, vediamo, perché l'angolo è stretto. Sì, però piegato stretto così è un po' zero sicuramente. Non è un Jennaker, il Jennaker bianco ce l'avevano nel primo lato e l'hanno sfruttato bene. Adesso vediamo questa apertura che sarà bellissima. Questa è una barca straordinaria, non una cimina in acqua, barca straordinaria, guarda come sta bene in assetto sull'acqua. Abbiamo appunto Sergio che è l'armatore al timone. Sto vedendo se vedo Marco a bordo, perché almeno ieri era in barca. Ieri c'era, per quello che io ti ho detto, c'è al bordo. Ci ho parlato ieri sera, ma adesso non lo vedo. Senti, allora, linee di coperta
in continuità, da un punto di vista di design, di estetica, in continuità anche con altri progettisti. Quindi questa è un po' una delle risposte che dicevamo alla domanda, no? Tu vai da un progettista, però gli dai dei binari e dire mi raccomando, questo tienimi. Ecco. E poi in questo caso c'è la coperta non di tech, ma di sì, è tutta quanta con antisdrucio, perché esatto, chiaramente chiaro, Sergio, chiaro. Sergio è un armatore a cui piace veramente fare le regate, quindi ha pensato sin dall'inizio insieme al cantiere. Eccolo, e anche Gozzero, eccolo, sì, eccolo qua. Lo splendido Gozzero che si apre. Quanto si è aperto? In un secondo, nemmeno. Sì, 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 sì. Adesso cercheranno di... Si lavora lui. Esatto, ammainano il fiocco in maniera tale che il Gozzero possa già gonfiarsi. Hanno da cazzarla ancora un po', ma non molto. Guardate che accelerazione in questo momento ha subito la barca, esatto, proprio con i riempizi. Noi sul gommone abbiamo visto che si allontana. Assolutamente, dobbiamo accelerare un po'. Solo che adesso loro hanno un problema di rotta. Perché noi quella nave lì... Stiamo facendo 8 nodi e mezzo, 9 e ci scappa via la barca. Allora, quella nave che hanno a prua ha l'idea di non essere molto morbida, diciamo così. E quindi, certo, però mi sembra chiaro che la lasciano a destra. E quindi dovranno un po'... diciamo gestire il fatto che avranno un po' di disturbi del vento, perché quella nave lì è quasi un'isola. Sono costretto a passare, cioè, lo scoglio della giraglia, sì, non è tanto più grande, diciamo. Noi pure gli siamo passati sopra vento. Guarda, bravo, guarda, Davide, ragazzi, sembra un motoscafo in questo momento. Guarda che scia. Allora, io ieri notavo una cosa durante la diretta di ieri della prima regata della Gran Soleil Cup: l'onda che si alza sulla scia di queste barche. Eh sì, quando a un certo punto raggiungono velocità importanti non c'è altra possibilità, Cioè è chiaro che se vai a vedere la scia, in realtà uno scafo, un buon progetto non deve alzare un'onda particolare. Troppo, infatti se vediamo, no, la scia esatto, è pulita, diciamo, la scia che è pulita e è quasi lunga piatta, che si crea un... Esatto, però ragazzi stiamo facendo veramente 9 nodi e passa qua, Stiamo per raggiungere. Marco è qui, guarda, è di spalle, ecco, c'è lasciato la randa, vedi? Stiamo raggiungendo la nave, ci sono un paio di cimette a poppa, anzi sta aumentando, si stanno perdendo una cimetta a poppa, deve essere, ragazzi, il carrello della randa. Quella! Ecco la pista. È la linea del paterazzo, perché questa barca di particolare ha che, come vedi, la randa su in alto è la... viene chiamata top square, certo, perché è sdoppiato il paterazzo, vedi? È una randa molto importante, molto larga nella parte alta, perché è un paterazzo sdoppiato, quindi ha due linee che dalla testa è gestito un po' tipo una volante, nel esatto, senso, guarda, lo puoi vedere, quello vedi? Sottovento lo molli e esatto, si vede benissimo anche da qui, tanto lo stanno inquadrando, il sottovento c'è il pacco del Bozzello e del Paranco che è lì nei pressi del Boma, e la parte invece di destra in forza in questo momento. È un optional, è una scelta che fai al momento dell'acquisto? Questa diciamo che è una scelta del piano. Guarda la nave, guarda la nave, siamo vicinissimi alla nave. Adesso subiranno Eclipse. Un piccolo buco, sai. Eclipse, ma giuro. Torniamo sulla barca. Guarda, infatti già stanno sventando. Sta sventando un po', sta subendo un po' di copertura da parte. Abbiamo detto che erano belle scene di marine, di mare proprio, no? Perché chiaramente siamo nel Golfo di Trieste. Anche rallentato in questo momento. Anzi, sta calando l'aria però. Beh, hanno da un lato la sventò, ma siamo ancora nel cono di sventamento del Majuro, di Eclipse, qua questa nave. Infatti tutta la parte intorno alla nave c'è meno vento. Tutti i ragionamenti che stanno facendo anche loro. Comunque l'equipaggio è ancora seduto sopravento. Questo leggero calo d'aria avvantaggerà ancora di più. Bravo. Il GS48 Atiris, perché quando arrivano i 58 pure loro rallenteranno, pesantine rispetto a 48. D'altra parte andare a passare a prua di questo cargo secondo me significava non poter dare il Gozzero, poi potevi magari provare a dare un Jennaker dopo, ma insomma ti alzavi inutilmente. Senti, l'ultima cosa che possiamo dire è sulla prua di questa barca. Mm-hmm. Abbiamo parlato tanto delle prue, la prua innovativa di Paperini, il primo a... qui addirittura la prua è quasi verticale, diciamo che c'è un'incidenza veramente leggera, anche difficile da notare, potrebbe sembrare veramente a 90 gradi, invece un leggero diciamo andare invece in avanti ce l'ha. Da estrema prua a estrema poppa, dove c'è la scritta Atiris, il nome della barca, c'è
il garage praticamente, si apre il 48 ha la particolarità di avere un garage, quello che noi chiamiamo tender garage, che poi insomma può essere utilizzato sia per riporre un piccolo tender o per mettere anche la spiaggetta pure. Sì, la spiaggetta quando aperta, e poi molto comodo per lo stivaggio, dai, puoi stivare sia entrando con la spiaggetta aperta da poppa oppure dal portello che sta sopra. Benissimo, benissimo. Allora adesso io faccio il riassunto. Abbiamo fatto Gran Soleil 34, madonna mia, fino, no? Prima barca prodotta dal cantiere. Gran Soleil 39, che è un altro best seller. Cesechel, numeri di vendita incredibili all'epoca. Poi abbiamo fatto il 42 di Frère, sì, Elisir, quello con Mauro Pelaschier, sì, con la linea di Frère. Bellissimo, elegantissimo. Sexy, diciamo, le linee, possiamo dirlo. Poi abbiamo fatto il 44... Abbiamo fatto il 40 di Polli e il 40, i due il 40 Polli. Di Paperini a memoria abbiamo fatto, e il 40 di Paperini, che è la barca dei record, la barca dei record, la barca è tutt'oggi più venduta, la barca dei in record. Assoluto, esatto. Siamo inquadrati dalla nostra regia di Eugenio Catalani. Poi abbiamo fatto adesso a Tiris il 48 di Lo Stuzzi, e all'inizio però avevamo anche fatto il 58 di Umberto Feci, fantastico, forever, che li vediamo, che stanno adesso ci raggiungono, esatto, qua. Quindi veramente un gran finale. Questo chiude un po' anche la logica della Gran Soleil Cup, dello speciale Gran Soleil Cup di Sieli TV. Ringrazio Pier Francesco Costagliola. Grazie a te Fabio dell'opportunità. Questo compendio, questo completamento tecnico, con tanto piacere. Vi ricordo che lo speciale continua con tanti altri contributi, interviste, highlights della giornata. Tutto sempre su Sieli, che è la casa della vela.